Abbiamo uno Stato in questo momento così debole. La democrazia è finita in un imbuto, in una trappola. La nostra democrazia ci ha messo in grado di non poterci governare. Che faremo? È difficile, ma voi pensate che a livello nazionale in questo momento qua si stanno ponendo i problemi dei caivanesi? Ma abbiate pazienza, per favore, dica, voi pensate che a livello nazionale in questo momento qua tra Bersani, Renzi, Berlusconi, 5 Stelle, Grillo, ma stanno pensando a noi? Domanda e risposta, e allora che faremo? O ci facciamo sentire noi? La fiaccolata di novembre fu di 20.000 persone, ne facciamo un'altra di 50.000, scusatemi, dobbiamo essere noi a farci sentire, ma dico, ma possibile mai che persone che non hanno neanche un seggio in Parlamento, non prendono neanche un seggio in Parlamento, stanno a parlare da anni e a presentare delle idee loro come se fossero di tutta l'Italia, quando voi siete presenti nella stessa barca, capite o no? Voglio dire, se il tumore qua colpisce più che altrove, colpisce in casa vostra, ma colpisce in casa mia, capite questo sì o no? Dio sia benedetto. E allora, a Cardito 28 anni, a Casapuzzano Lugo 18 anni, a Succiva Messia 4 anni, dico, ma si può continuare così? Al Parco Verde l'altro giorno una signora viene, padre, la bambina al posillipon, già leucemia, 6 anni. Ragazzi, questi sono i vostri figli, non facete scemo, per favore. E allora, da oggi, più che temere di essere chiamati allarmisti, noi vogliamo essere chiamati allarmisti. Bravo! Veramente, guarda, per favore chiamateci allarmisti, lo siamo, lo vogliamo essere. Ragazzi, siamo qua. Questa è la nostra terra, se una persona che ha moglie e figli se ne va, io lo benedico, io non posso andare. Me ne va anche per fare che cosa? Per mettere al sicuro la mia pelle, insomma, come prete dovrei vergognarmi da adesso fino alla fine del mondo. Dica, se stiamo qua però ci conviene fare, e attenzione a riconoscere, a me sembra, lo dicevo a qualcuno di voi qualche giorno fa, a me sembra che veramente proprio così, per la mia poca conoscenza che ho della cosa, a me mi pare che veramente la regione Campania non ci vuole proprio bene a noi. Ma pare che la regione Campania non ci vuole proprio bene a noi, non ci vuole proprio bene, veramente, ma non ci vuole proprio bene in nessuna maniera, proprio sta benedetta regione Campania. E allora c'è una rara fa. Adesso è arrivata la primavera, da volta ricominciamo. Prima Luigi parlava di Papa Francesco. A me mi è venuta un'idea. Non so se si può essere realizzato o no. Andò, tu ne sai più di me, generale. Sergio, vedi tu se hai una buona idea o no. E se bombardassimo Papa Francesco di telegrammi? Ma proprio bombardato, voglio dire, no uno o due. Proprio bombardato. No, dice, da quando hai parlato del creato abbiamo ripreso speranza. Ci sei, hai telegrammi cartacei, Papa Francesco quando va a mangiare a Santa Marta, la crisi e palleggi, la cristiana che sta a turno. 1, 2, 10, 20, 100, 1000. 10.000, 100.000. Poi bisogna ricominciare ancora e darci da fare. Guardate, questi momenti qua, pensano, io credo proprio al di là anche dei risultati che avranno, ma penso che momenti come questi, Caivano di questi momenti e di queste presenze può andare anche fiero, veramente, per la verità proprio. E allora io ringrazio a nome di tutta Caivano, a cominciare dal primo cittadino fino all'ultimo che sono io. Ringrazio il generale Sergio Costa perché per il lavoro che ha fatto, per l'incoraggiamento che ci ha dato, per l'intervista fatta ad Avvenire. Ringrazio Peppe Pagano, il nostro carissimo Luigi Costanzo,
e poi il maestro di tutti quanti noi. Pregate per Antonio Marfel, Simone Antonio Marfel e Fornuti. E i ragazzi di Voce per Tutti e che hanno organizzato tutto questo. Dio vi benedica tutti quanti.